Io Toni Aspri circoscritti a solo qualche momento rispetto a quanto ci si poteva aspettare visto l'argomento del dibattito, e cioè il territorio libero di Trieste. Si è svolto infatti stamane un incontro organizzato dal senatore del PD Francesco Russo, che ha presentato la risposta ad una sua interrogazione pervenuta dal ministro degli affari esteri, allegata alla quale vi ho la lettera del segretariato generale dell'ONU del 21 marzo scorso, in cui si afferma che nell'agenda dei lavori dei vari organi delle Nazioni Unite il dossier relativo al TLT non è presente né vi è l'intenzione di inserirlo. Oggi abbiamo, spero, definitivamente chiuso la polemica sul riconoscimento delle Nazioni Unite al territorio libero di Trieste. I riferimenti che il Palazzo di Vetro, New York, le Nazioni Unite hanno fatto del territorio libero sono riferimenti puramente storici, che non hanno nulla a che fare con l'attualità giuridica. Quindi il territorio libero esisteva in passato, certamente nessuno lo nega, ma oggi non ha nessun valore giuridico. La replica dell'esponente del Movimento Trieste Libera, Paolo Parovel, presente in prima fila all'incontro, è immediata. Il documento a cui si riferisce Russo, quello che analizza il report sulle sistemi di protezione internazionale, citando anche Trieste, conferma lo status del territorio libero di Trieste. Non ho mai detto e mai scritto che significhi il riconoscimento delle Nazioni Unite al territorio libero di Trieste, che sta già in una risoluzione numero 16 del 1947. Russo ora interpreta questa lettera di questo funzionario nel senso che negherebbe, secondo lui, l'esistenza del territorio libero di Trieste, ne farebbe una cosa puramente storica. Non è così. Inevitabile comunque per l'esponente del PD, a due giorni dal voto per le amministrative, lanciare una frecciatina ai movimenti indipendentisti e autonomisti triestini. È stato sbagliato negli ultimi anni usare il territorio libero per dire alle persone in buona fede che non serviva ad esempio pagare le tasse. Le risposte a Trieste si danno non inventando delle soluzioni avveniristiche. Noi non saremo mai la Monte Carlo dell'Adriatico, però mi piace ricordarlo, possiamo fare una città metropolitana che restituisca a Trieste centralità, autonomia e la possibilità di gestire le proprie risorse. Questo è il tempo. Piacciono.